È uno dei drammi più inutili della Seconda Guerra Mondiale. Gli storici sono concordi. Distruggere il monastero di Monte Cassino non porta nessun vantaggio agli alleati. Anzi, trasforma le antiche mura benedettine in un baluardo, adesso sì, della strenua difesa tedesca. Perché allora bombardare? Le ricostruzioni assegnano al generale neozelandese Freyberg il peso di averlo tenacemente voluto. Clark, nelle sue memorie, dice che per lui non era necessario, ma è difficile pensare che tutti i massimi vertici alleati, militari e politici, non abbiano condiviso quella scelta. Si tratta di cancellare uno dei simboli della cristianità occidentale, fondato da San Benedetto nel VI secolo, scrigno di spiritualità e cultura millenarie. Gli alleati decidono di bombardare perché non riescono a proseguire verso nord, inchiodati dai tedeschi sulla linea Gustav. Lo sbarco ad Anzio non dà risultati. Per sfondare allora credono che sia necessario demolire Monte Cassino, ritenuto a torto il caposaldo della difesa tedesca. Quasi 300 aerei sganciano un uragano di esplosivo ad alto potenziale. Il monastero viene raso al suolo inutilmente. Ci vorranno ancora altri 3 mesi per piegare i tedeschi. Lo faranno i polacchi e le truppe coloniali francesi, alle quali, dopo il tremendo sforzo bellico, vengono concesse 50 ore per saccheggiare e stuprare. Un'altra tragica conseguenza dell'insensata decisione di bombardare Monte Cassino.